Oggi appunto questa è la prima giornata di mobilitazione, di sciopero, queste 2 ore per turno, no? È chiaro che ovviamente noi abbiamo tutte le intenzioni, no, di sottoscrivere un accordo sul premio, perché è l'unica condizione, anche perché poi il premio venga detassato. Ma se non raggiungiamo un accordo, quali sono le intenzioni anche, soprattutto come dei lavoratori, e quali sono gli umori che ci sono all'interno del magazzino? Ah, su questo qua non ci dubbi, perché i lavoratori sono determinati a continuare la lotta finché otteniamo un miglioramento sia delle condizioni di lavoro all'interno del magazzino, in condizioni il premio che porta un po' di... che fa raggiungere il premio alla gente senza fare tanti sacrifici, comunque lavorando normalmente, mettendo l'impegno per migliorare anche la produttività, ma senza l'obbligo, senza sforzare troppo i lavoratori. Sappiamo tra l'altro che qua dentro è stato Gottardo che ha voluto dare molta forza, no, alla CISL, no, all'alto sindacato confederale, e sappiamo anche che qua tutti i capi, tutti i preposti sono iscritti alla CISL. Secondo te come mai è avvenuto questo? Come mai? Si capisce normalmente come mai, perché loro hanno voluto, visto che i lavoratori con le DEL hanno lottato per ottenere, fanno la lotta per ottenere, per migliorare le condizioni, quindi hanno optato l'opzione per fare un gruppo di CISL per dividere i lavoratori, come si dice, dividi e governa, dividi le persone, i governi, e questo hanno messo i lavoratori uno contro l'altro, con quelle le sigle della CISL, che sono più, più volute, più simpatici. E inoltre hanno scritto tutti i responsabili, tutto il gruppo di aziendali responsabili, tutti i proposti sono della CISL, quindi quando c'è anche un posto migliore rispetto a dentro il magazzino, viene scelto per prima quelli che sono iscritti con la sigla del sindacato confederale. C'è un tipo di, come si dice, di favoritismi, discriminazione, per questo comunque la gente, questo è un primo segnale, questo sciopero da 2 ore. Se l'azienda non apre una trattativa cercando, perché abbiamo detto sempre che noi vogliamo arrivare a un accordo migliore sia per i lavoratori sia per la produttività dentro al magazzino, se non riesce noi siamo determinati a continuare la lotta. Questo è un primo segnale, speriamo che arrivi il messaggio al destinatario. Siamo qui, siamo pronti, tocca a uno, tocca a tutti.